responsabilità e il fianco è abbastanza dura. Però ce la faremo perché io sono un passionato, a me piace questa città, amo questa città, è la città della mia famiglia. E io ho sempre detto che i giovani professionisti che hanno resistito a stare in questa città dovevano scendere in campo, e io con tutti quanti loro cercherò di, ovviamente il giorno dopo che vinceremo l'elezione, di creare questa squadra, questa classe dirigente futura. Io mi voglio agganciare un attimino a quello che diceva Fernando, perché quello che ho scritto lo credo e lo penso veramente. Io rivendico il ruolo svolto dalla passata amministrazione, soprattutto dal sottoscritto, soprattutto per il primo anno, perché c'era entusiasmo, abbiamo fatto anche delle cose buone. Poi a un certo punto sono stato uno dei primi a rappresentare questo sfilacciamento che c'era con i partiti, perché chi doveva guidare il timone della barca non si rappresentava correttamente con i partiti, ma ha incominciato a rappresentare le esigenze dei singoli consiglieri. Questo sicuramente noi dobbiamo tutti quanti, che io rappresenterò, ovviamente evitare gli errori del passato, perché noi dobbiamo, e io sicuramente non dialogherò con i singoli consiglieri, ma bisogna quando si parla di far ritornare la politica ai partiti, lo dobbiamo dare come esempio, e quindi un sindaco dovrà sicuramente confrontarsi solo ed esclusivamente con i partiti, aggregarsi sicuramente. Io in questi giorni noi abbiamo creato un coordinamento proprio su questo battistrada, abbiamo creato un coordinamento dove abbiamo determinato questi 10 punti ben determinati, perché sono le cose che dobbiamo fare subito e le cose che possiamo fare subito, quindi non il libro dei sogni, perché questa città ha bisogno di, prima di tutto, di normalità. E quindi noi quello che abbiamo fatto, questo sarà un canovaccio che questa amministrazione dovrà seguire, la nostra Bibbia, il nostro sentiero, e questo è scaturito da tutto il coordinamento politico, quindi che io non dovrò far altro che continuare su questo percorso che è stato deciso dai partiti in questi giorni. Quindi le cose da fare subito, alcuni punti, quali sono? Ovviamente è sotto gli occhi di tutti questo il disastro delle strade cittadine, ci sono alcune zone che non hanno la pubblica illuminazione, quindi come vedete sono cose veramente di primaria necessità. E poi i provvedimenti che dovremmo fare sicuramente subito sono quelli dell'approvazione del PUC. Che cos'è il PUC? È il piano urbano comunale, che come diceva Ferdinando, ovviamente ci darà la possibilità di mettere al centro dell'attenzione le aree dismesse, perché Casoria, ovviamente sappiamo tutti che è una città dormitore, che è diventata, è l'unico secondo me volano, ma questo non lo dico solo io, ma lo diciamo, gli addetti ai lavori lo sanno, l'unico volano che ci dà la possibilità oggi di sviluppare questa città sono le aree dismesse. Io sono anche d'accordo, tant'è vero, lo strumento principe per far sì che si possa mettere al centro dell'attenzione della città di Casoria sono le aree dismesse, sono quelle aree che veramente possono dare occupazione e sviluppo alla città di Casoria, anche perché io che ho fatto l'assessore al bilancio so bene che col bilancio comunale mi dicono di alzarmi, io mi auguro. Col bilancio comunale ovviamente si può fare ben poca cosa, anche perché voi avete sentito spesso parlare di federalismo fiscale, dove ci saranno dei trasferimenti sempre meno da parte dello Stato centrale, e quindi i comuni devono essere autosufficienti sotto l'aspetto delle entrate e della spesa. Quindi dicevo, rivendico questo momento, sottolineando anche gli errori, che ovviamente non sono dipesi da noi, però è giusto che ricordarci da dove veniamo. Dico anche un'altra cosa, che noi dobbiamo fare una squadra di governo, e che i partiti ovviamente con la loro responsabilità indicheranno i migliori per questa squadra di governo. Quindi noi e io stesso sfiderò loro, poi quando uno dice ritornare ai partiti, però bisogna sfidarli poi a rappresentare e a indicare i migliori della città. Quindi queste sono, non voglio deviarvi ancora per le lunghe, però vi dico che veramente sono felice, perché in questi giorni sto avendo tanti atti di stima, di entusiasmo da parte dei giovani, e questa è la cosa più importante, anche perché si diceva stamattina con qualche amico, dice, quando adesso c'è la possibilità, perché si parla sempre di giovani, poi quando viene il momento altrimenti ci fanno fare i capelli bianchi e poi diventiamo vecchi, tutto in volto. Quindi adesso io
ho messo la faccia. Sono orgoglioso di rappresentare questa coalizione fatta anche da persone di esperienza, perché in una squadra, Ferdinando lo sa, è uno sportivo, credo che in una squadra c'è bisogno del giovane ma anche dell'esperto, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Io credo che noi abbiamo il mix giusto per governare con stabilità, perché la cosa importante è la stabilità, che in questa città ci manca da diversi anni. E soprattutto voglio dire a tutti i candidati che ovviamente io mi ritengo la coalizione di centrodestra. Questa è la vera coalizione di centrodestra. Di rispecchiare un'aggregazione che è quella regionale e quella provinciale con gli amici dell'UDC, che hanno ritenuto ovviamente percorrere questa strada con la mia persona. Io di questo gli sono grato a tutti quanti e a tutti gli amici dell'UDC. E quindi noi abbiamo fatto un'aggregazione di centro-destra. Il nostro avversario politico non è che altro che il centro-sinistra. Punto. Il resto a premiarci, perché sono convinto che ci premieranno, sì, perché abbiamo le idee chiare, abbiamo l'esperienza e la professionalità per fare bene in questa città. Grazie. Abbandono completo e totale che ha avuto lo sport, che ha grandissimi campioni. Io ti auguro.